Andrés Manuel López Obrador negli anni è stato lo spauracchio delle élite messicane, accusato di demagogia populista con proposte pericolose per il paese. Nei due tentativi precedenti di vincere le presidenziali ha scontato la forte opposizione delle classi dirigenti. In campagna elettorale, come candidato di sinistra, ha fortemente criticato le minoranze rapaci di imprenditori che con lui al potere smetteranno di rubare. Stiamo per fermare la corruzione. Poi toglieremo i privilegi. Tuttavia, con l'avvicinarsi della data delle elezioni, López Obrador ha ammorbidito i toni. Abbiate fiducia, sarà un cambiamento per il bene di tutto il popolo. Andrà bene per tutti i messicani. Non ci saranno rappresaglie. Un pragmatismo dominante ha spinto alcuni industriali a negoziare col candidato e schiudere una sorta di difficile tregua. Tutti i candidati avranno bisogno del settore privato, ha spiegato il presidente della Confindustria messicana. Ma cos'è che preoccupa? Per esempio il suo iniziale veto sulla realizzazione del nuovo aeroporto di Città del Messico. Poi però ha parlato di un ripensamento. Alcuni investitori si sono però irritati, come il miliardario Carlos Slim. Mi preoccuperei e sarei impaurito per quel che segue, perché se questo sarà il criterio si presenta come una cosa sbagliata. Altro tema scottante è la riforma del settore energetico del governo Enrique Peña Nieto all'insegna degli investimenti privati, in particolare nel settore petrolifero, dopo anni di declino del colosso energetico nazionale Pemex. López Obrador ora dice che rivedrà i contratti non solo per verificare che non ci sia corruzione, come ha sottolineato uno dei pilastri della sua squadra. Stiamo dicendo che analizzeremo, ma tutto quello che è buono rimane, tutto quello che vale si mantiene. Negli ultimi tempi López Obrador si è circondato di economisti accreditati ed ha mandato messaggi concilianti, assicurando che non ci saranno esproprio nazionalizzazioni.